finanziaria continua il braccio di ferro tra governo e Parlamento, manca ancora la parte dedicata al bilancio. Il futuro della GESAP, oggi riunione a Palermo dei vertici del Partito Democratico. I sindacati firmano l'accordo per la proroga che consente all'AMAP di subentrare ad APS. Buonasera, nuovo appuntamento con l'informazione di Media News. Oggi è lunedì 23 marzo. Come avete sentito nei titoli, apriamo con la finanziaria e continua il braccio di ferro fra governo e Parlamento. Oggi la manovra dovrebbe approdare all'ARS, ma manca ancora la parte dedicata al bilancio. La finanziaria 2015, targata Crocetta Baccei, oggi dovrebbe approdare ufficialmente all'ARS. Il condizionale è d'obbligo, visto che il braccio di ferro tra governo e Parlamento è ancora tutt'altro che concluso. La Giunta infatti ha dato il via libera alla manovra, approvando però soltanto la parte che riguarda la finanziaria, che prevede la riforma delle pensioni, i tagli al personale e ai forestali, la cancellazione degli enti inutili e la riduzione dei compensi a sindaci e consiglieri comunali. Manca ancora il bilancio, perché è incerta la copertura dei 3,5 milioni di buco. È una finanziaria senza bilancio, non può essere discussa, avvertono dalla Commissione Bilancio dell'ARS, perché praticamente si tratta di norme senza copertura, non possono essere dati pareri tecnici, né gli uffici possono vagliarne la legittimità. Insomma, il documento, così per com'è, rischia di essere dichiarato irricevibile, mentre mancano ormai soltanto 37 giorni alla scadenza ultima dei termini. La finanziaria approvata dalla Giunta è un documento monco dal punto di vista tecnico, non può neanche essere esaminato, avverte Nino Dina, presidente della Commissione Bilancio dell'ARS. Ma il presidente Crocetta si dice ottimista. Secondo il suo parere, entro giovedì prossimo la trattativa col governo potrebbe concludersi. L'assessore all'economia Alessandro Baccei, ha sottolineato il governatore, sarà a Roma in questi giorni per mettere a punto la parte tecnica dell'intesa. Intanto stiamo già ricevendo segnali positivi, di cui parleremo subito con Dina e spero anche col presidente dell'ARS Giovanni Ardizzone. E Silvio Alessi, il vincitore delle primarie della strana coalizione che vede insieme PD ed esponenti locali di Forza Italia, Megafono, ex AN, PDR Sicilia Democratica, tutti insieme sotto il cartello Agrigento 2020. L'imprenditore Alessi, presidente della squadra di calcio dell'Acragas, vicino al leader del PDR ed ex Forza Italia Michele Cimino e a patto per il territorio del parlamentare di Forza Italia Riccardo Gallo, ha avuto 2.152 voti. All'interno del PD e di Forza Italia non sono mancate le voci contrarie all'accordo firmato nella città di Pirandello. Questa mattina nella sede del PD di Palermo si sono riuniti i vertici del Partito Democratico per discutere sul futuro della GESAP, la società che gestisce l'aeroporto Falcone Borsellino. Ascoltiamo il deputato regionale del PD, Fabrizio Ferrandelli, che ha colto l'occasione anche per commentare le primarie di Agrigento. Crediamo che sia fondamentale intanto bloccare le procedure di privatizzazione, perché bisogna fare chiarezza e senza dubbio dobbiamo chiedere l'azzeramento del CDA della GESAP. È molto chiaro, ci sono delle ombre, quantomeno chiediamo il ritiro della delegazione che è in mano alla provincia regionale di Palermo, e decadendo due membri consentono di poter riaffrontare il tema della governance insieme. Da tutto ciò che si evince e viene fuori, una cosa è certa: o ELG agiva in complicità di altri e quindi ci sono delle luci che bisogna accendere sulla gestione della GESAP, o si agiva da solo, agiva nella consapevolezza di poter essere indisturbato, e quindi c'è ancora una volta un problema di governance che non vigilava e che quindi se le faceva fare sotto il naso. E noi chiediamo invece che l'intera governance dell'aeroporto vada rivista. In tutto questo poi continueremo con l'operazione Chiarezza. Io ho presentato un atto ispettivo nella quale chiediamo di conoscere tutto, di conoscere il prezzo degli immobili, il prezzo degli affitti, di conoscere gli appalti, le consulenze, la gestione dei servizi interni ed esterni. Oggi non ci sono i toni trionfalisti, una brutta operazione di trasformismo, una disaffezione della nostra popolazione. Credo che oggi ci sono i commenti del Bar Sport e non credo che ci sia molto da festeggiare con un Partito Democratico che ha ceduto sostanzialmente a un uomo di Forza Italia, chiaramente la propria rappresentanza, e pensare che il nostro candidato non abbia neanche avuto la totalità degli iscritti in termini di voti, che dovrebbe far riflettere tutti quanti.
Un progetto politico alternativo al PD e al governo Crocetta. A lanciarlo sono Sella e il Partito della Rifondazione Comunista, con il coinvolgimento della minoranza del Partito Democratico e di associazioni e movimenti. L'iniziativa, denominata Sottosopra Sicilia, si è svolta nel fine settimana a Palermo. Noi vogliamo rappresentare un laboratorio politico che punta a interloquire con quella proposta. Noi pensiamo alla costruzione di un nuovo soggetto politico che non sia un nuovo partito, ma che sia insieme coalizione sociale e politica per un'alternativa di governo in Sicilia. Questa è la vera sfida, lo faremo con il mondo dell'associazionismo, del terzo settore, lo faremo con tanti singoli, con i comitati di lotta, con i Nomuos, contro chi si batte oggi contro le trivellazioni, contro le discariche abusive che vengono costruite. Con tutti loro vogliamo costruire questo progetto di alternativa. Il come lo decideremo assieme. Noi vogliamo costruire un progetto alternativo e soprattutto al Partito Democratico, che proprio con le ultime recenti acquisizioni, che ha inglobato, assorbito esponenti del mondo cuffariano, del governo lombardo, mi riferisco agli esponenti di Articolo 4, a Ruggero a Trapani, a Sudano a Catania, che fanno vedere come proprio questo partito ha svenduto la sua anima, ha perso qualsiasi caratteristica di Partito Democratico e Riformista. Io non li chiamerei dissidenti del PD, io li chiamerei, diciamo, il figliuol prodigo, cioè quelli che in qualche modo tornano a mettere attenzione sulle linee politiche che il PD ha inaugurato in questi anni e che sono tutt'altro che di sinistra, sono tutt'altro che democratiche. Io penso che le persone che oggi noi chiamiamo dissidenti non abbiano fatto alcun movimento, è il PD che se n'è andato a destra. I sindacati firmano l'accordo per la proroga che consente all'AMAP di subentrare ad APS. Già da oggi, revocati i licenziamenti, gli operai nel passaggio rinunciano all'anzianità di servizio, gli impiegati saranno in part-time. Oggi ultimo step per la vicenda APS, l'incontro tra curatori fallimentari, Ato Palermo 1, AMAP e organizzazioni sindacali per il subentro all'affitto del ramo di azienda da parte di AMAP. Nel fine settimana i sindacati hanno firmato l'accordo che consente la proroga di affitto del ramo di azienda ad Ato da parte della curatela per altri 2 mesi, che saranno rinnovati fino a settembre. Una proroga necessaria per consentire il subentro di AMAP nella gestione del servizio a partire da oggi, quando la società firmerà il contratto d'affitto del ramo dell'ex APS con la curatela fallimentare. L'accordo consente di derogare sui trattamenti eccedenti minimi e di intervenire sugli inquadramenti. Inoltre propone una riduzione da full time a part time per il personale impiegatizio, circa 70 dipendenti, del 10% per il secondo e terzo livello fino al 40% per il settimo e l'ottavo livello. La riduzione esclude gli operai che manterranno il full time ma subiranno l'azzeramento degli scatti di anzianità. Una soluzione transitoria che dovrà essere riconsiderata tra 2 mesi, quando AMAP, superata la fase di rodaggio, si renderà conto della mole di lavoro che serve per una corretta ed efficiente gestione del servizio idrico. A seguito delle vicende che hanno recentemente riguardato la Camera di Commercio, si registra l'appello che il presidente provinciale della CIDEC di Palermo, Salvatore Bivona, rivolge agli imprenditori e ai negozianti. Quanto è accaduto è senza dubbio la manifestazione plateale di un sistema che deve essere bonificato da ogni forma di corruzione. Di certo le reazioni di sconforto degli operatori economici cittadini sono più che comprensibili. Tuttavia, sottolinea, dice Bivona, chiedo a chi si sente deluso di non mollare, assicurando in prima persona che il lavoro svolto in questi ultimi anni non è stato vano. Salvatore Bivona e Pietro La Sala, entrambi componenti del Consiglio in quota CIDEC, si sono dimessi nei giorni scorsi perché continuare a lavorare in un clima così tossico sarebbe stato impensabile. Occorre ora aprire una nuova fase di rilancio dell'istituzione camerale fondata sulla trasparenza più ferrea. Casa Artigiani ha attivato uno sportello per offrire informazioni gratuite riguardo al piano Garanzia Giovani. Ascoltiamo il segretario Maurizio Pucceri.
Finalmente Garanzia Giovani parte e allora Casartigiani ha ritenuto opportuno venire incontro sia nei confronti delle imprese che nei confronti dei giovani ed aprire uno sportello informativo prettamente gratuito. I giovani che possono essere inseriti sono ragazzi dai 18 ai 29 anni, disoccupati, che non seguono nessun percorso formativo e nello stesso tempo che non studiano, non frequentano l'università. Ai giovani sarà dato un bonus di 500 euro mensili che sarà pagato direttamente dalla regione al giovane e quindi le imprese in quest'ultimo periodo non devono fare altro che accreditarsi e venire presso Casartigiani al fine di poter poi interfacciarsi con il giovane e di inserirlo in quello che è la propria attività. Questo, diciamo, è un ottimo strumento soprattutto per la nostra regione che permette ai giovani di essere inseriti all'interno di un'azienda con la speranza che dopo possano essere inseriti e quindi l'impresa avere ulteriori agevolazioni, oppure con la speranza forse ancora migliore che un giorno possano essere anche loro titolari di un'impresa di quel mestiere che hanno imparato. Una settimana all'insegna della prevenzione per città e provincia proseguono le iniziative sugli screening oncologici dell'azienda sanitaria di Palermo, impegnata nei prossimi giorni sia con l'ASP in piazza che con l'Open Day. Camper gazebo del villaggio della prevenzione saranno domani a Balestrate, giovedì a Valle d'Olmo, mentre sabato 28 marzo in 19 strutture dell'azienda territoriale sarà possibile effettuare mammografie e pap test nell'ambito dell'Open Day. Una scossa di magnitudo 2.8 è stata registrata questa mattina alle 5.47 a circa 20 km a sud dell'isola di Ustica, lo riferisce l'Istituto di Geofisica e Vulcanologia. L'epicentro è stato localizzato ad una profondità di 10 km. Sono riprese questa mattina a Bagheria le lezioni per gli alunni delle scuole Cirincione e Bagnera. Dopo le due settimane di controlli e lavori tecnici presso l'edificio, è ritenuto che occorrono ulteriori controlli e verifiche, gli alunni del Cirincione hanno trovato ospitalità presso i plessi Carducci, Ciro Scian ed Emanuela Loi, che avevano offerto la loro disponibilità. A Villa Abate grande partecipazione per la nona edizione, per il nono meeting del cane. Vediamo. Teniamo presente che questa è un'esposizione amatoriale e per noi è il trampolino di lancio per la cinofilia ufficiale, quindi è una manifestazione dedicata a tutti i principianti, a neofiti, che portano i cani per abituarli a ringhi, per abituarli a stare nella società, nella confusione. Poi naturalmente il metro di giudizio è che vengono giudicati in diverse fasi. Prima per razza, naturalmente per sesso e anche per gruppo, per categoria. Poi si fa la seconda fase che sono i raggruppamenti e poi alla fine i vari best show. Calcoli che noi facciamo la media di 50 eventi l'anno in Sicilia. Siamo chiamati proprio per dare il nostro supporto tecnico, la nostra collaborazione tecnica. Grazie alla piazza di Villa Abate che oggi in merito alla manifestazione canina ci ha dato possibilità di portare nella piazza appunto di Villa Abate tre modelli nuovi della nostra gamma, Opel Adam, Opel Mokka e la nuova Opel Corsa, il nuovo O. Siamo stati aperti sabato e anche oggi domenica, direttamente porte aperte nella nostra concessionaria Opel Cuzzupè. Speriamo che tutto possa andare bene, grazie a tutti e grazie per questa ottima manifestazione. Questi sono cani che noi teniamo in famiglia, chiaramente con gli spazi adeguati, perché sono cani di grossa taglia. Noi amiamo moltissimo gli animali, io ho cavalli, cani. E ci dedichiamo moltissimo, quindi li teniamo con molta cura sicuramente. Ma prima di tutto sono contenta di partecipare a questa manifestazione perché gli animali fanno parte della mia vita. Io a casa dico che ho uno zoo fra cani, gatti, pesci e uccellini e quindi non potevo mancare in un giorno così bello, anche pieno di sole. Ecco, io quello che vorrei per Villa Abate è giornate di sole. Tornare alle giornate di sole, portare un po' di luce e prestigio a questo paese perché ne ha di bisogno. Dobbiamo cercare di dare a Villa Abate, prima di tutto lo dobbiamo riconsegnare ai villabatesi, perché io non voglio fare il sindaco di Villa Abate ma voglio essere il sindaco dei villabatesi. Voglio lavorare come sindaco e cercherò in tutte le maniere, con l'aiuto di tutti, di
fare in modo che quando si parlerà di Labbate sui giornali si parlerà di qualcosa di bello, di buono e di costruttivo e di esempio per gli altri paesi. Ed è tutto, grazie per essere stati con noi, arrivederci alle prossime edizioni.